Ecco l'incontro, Maria vede Gesù risorto, ma non ci crede ancora. Ritorna. Terza volta, ecco, Gesù è risorto e Maria con lui. Disponiamo per fare anche la processione. Ringraziamo il Signore perché attraverso questa rappresentazione abbiamo celebrato la Pasqua del Signore. Ecco questo gesto dell'incontro dell'addolorata con il risorto e lo svelamento della Madonna addolorata è un segno di grande speranza. Noi dobbiamo credere che dopo la morte c'è la vita e dobbiamo credere che dopo i momenti difficili che abbiamo vissuto, no, in questi 2 anni di pandemia e anche in questo tempo difficile segnato anche dalla guerra, dobbiamo guardare con speranza al futuro. Io ci ho tenuto a fare la puntata nonostante domenica scorsa c'era brutto tempo, l'ho rinviata ad oggi proprio perché credo fortemente che questo possa essere un segno di rinascita,
un segno di rinascita per il nostro territorio, un segno di rinascita per il nostro cuore soprattutto. E allora con questa fiducia e con questa speranza adesso facciamo questa processione con le statue del risorto, dell'addolorato e di San Giovanni, perché Gesù risorto ci dia la gioia di una vita risorta. La Madonna ci accompagni sempre e Giovanni, il discepolo amato, ci aiuti a vivere ogni giorno la nostra vita come lui.